Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano, ancora una volta, l'avvertenza dei lavoratori delle 8 cooperative sociali bloccate dall'inchiesta giudiziaria. Questa mattina i lavoratori hanno avuto un confronto verbale con il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, bloccandolo all'uscita dal comune di Salerno. Tutti i dettagli nel racconto di Barbara Alber. Voi avete detto, si parla, ma su, parla, per favore, parla, parla. E quando ci siete chiamati avete dappertutto, mi fate vedere come fa. Ma come funziona? Sì. Attenzione. Ma come si fa? Che tutto quello che ci dice, come funziona? Chi ha da fare? Chiamata a poco, dite il serio. Ma che fai, ci mettiamo un po' là, ci faticano su. Ci faticano noi, fatica nessuno. Ma perché dobbiamo creare caos? Noi siamo prendiciosi, abbiamo quindi con la stessa calma. Ah, io sei esaurito. Per 600 euro, vedi come siamo ridotti, per 600 euro. Metti la mascherina, metti la mascherina. A chiedere le mani. Ma il problema è la mascherina. Io non ho problema. Io voglio morire, adesso la voglio morire. No, io no, però. Voglio morire. Ma se sei morto, io voglio morire a lui. Non l'abbiamo creato noi, anzi, noi siamo sempre a disposizione. Questa volta il suo passaggio sotto i portici di Palazzo di Città a Salerno non è passato inosservato ai lavoratori delle cooperative in presidio ormai da giorni in piazza Mendola, da quando è scoppiata la vicenda giudiziaria sugli appalti concessi dal comune di Salerno che li ha coinvolti. Vincenzo Napoli ha disertato questa mattina la celebrazione della festa delle forze armate e dell'unità nazionale del 4 novembre, ma non ha previsto che la sua uscita dal palazzo potesse essere l'occasione utile per i lavoratori per costringerlo a parlargli. E così non si sono scoraggiati dal bloccare l'auto sulla quale il sindaco Vincenzo Napoli si stava accingendo a salire per tentare di avere qualche risposta sul loro futuro lavorativo, oltre che sugli stipendi arretrati. Il sindaco non ha potuto fare a meno di replicare, seppur telegraficamente, alle richieste dei lavoratori, inizialmente particolarmente arrabbiato per la modalità con la quale è stato fermato, ma poi non si è sottratto dal dire che con l'inchiesta in corso il comune di Salerno non è nelle condizioni di poter prendere decisioni, rimandando anche all'assessore all'ambiente Massimiliano Natella l'analisi più approfondita della situazione. Chiaro il segnale lanciato dai lavoratori che, presi dalla rabbia, questa mattina non hanno mancato di rimarcare la loro lotta per mantenere il lavoro che hanno prestato per anni nella città di Salerno con stipendi da 600 euro. Riuscita a fermarsi con il sindaco? L'ho fermato io perché il sindaco non si voleva fermare. Però non si è sottratto comunque dal parlare con voi. Non si è sottratto perché diciamo che in certo modo ci fate fermare obbligatoriamente. Cioè qua non si capisce, parlate per Natella e il tavolo delle trattative, ma che tavolo di trattative, che cosa? Si sta mai a 20 euro. Cioè ne pagami i piccioni a fine mese di 600 euro, mi dai personalmente anche 1000 euro di spesa, dai ci ha pigliato questi soldi. Che devo fare? Facetemi capire. Alla fine che ha detto? Allora io personalmente mi potesse assaporare a casa, io tengo una famiglia che mi dà una mano. E quanti loro tengono in famiglia a rete? Che fanno? Cosa fanno? Cosa ha detto il sindaco? Ce lo puoi ripetere? Sono tutti che ti tu, sindaco, che stanno lavorando per voi, la soluzione per il momento. Bisogna vedere, ecco, bisogna vedere. Allora, muovendo a novembre, dicembre, poi che facciamo? Chiamano le ditte esterne per lavorare, che ci facciamo? Mettiamo un coppia di ditte esterne, li facciamo faticare. Ci la mi fiera la mano, che mi fa? E mi fa la violenza. E sono 20 giorni che stiamo qua, non ne metto nessuna parola. Mario, state calmo, state calmo. Che fai faticare la ditte esterne? Noi che facciamo? Facciamo i mulloghetti. Questo è. E da lunedì cambiano le cose perché non potremmo stare qua senza aver risposto a nessuno. Che cosa significa cambiare? È chiaro, ma che mi fa? Perché è finito, stiamo andando a Angolina a 20 ore. Non esiste, non esiste. E non è loro che ne fa. Il problema non è il mio, loro. Che ne fa? Che le fanno? Basta. Abbiamo faticato due anni per il Covid perché noi non arrivavamo malati. Non siamo umani pure noi. Abbiamo faticato i due anni che non ci stava nessuno a mezzo alla strada. Se ve ne, i tempesti che hanno fatto per mare e per terra, abbiamo trovato tutti i palmari, coppa a lungo mare. Noi abbiamo fatto l'emergenza, non hanno fatto i comunali, l'abbiamo fatto noi. Allora in questo momento nessuno, ma il discorso è che nessuno mette in dubbio il lavoro che avete fatto, sì, ma in questo momento c'è un'inchiesta che porta alla luce delle difficoltà. Né del sindaco e né nostra. Non, giustamente il sindaco ha lavorato con noi. Io vi dico, ve lo metto per iscritto, quando ci sta un'emergenza il sindaco Napoli lavorava con noi, stava sulla lungomare con noi, io non ci do una colpa, lui stava con noi e penso che deve stare ancora con noi, perché io comunque tengo quattro figli, un bigione di casa, e questo, faccio un po' di lavoro saltuariamente, ma come faccio?
I lavoratori hanno intercettato il sindaco di Salerno mentre il primo cittadino si allontanava dal comune terza delle location che oggi a Salerno, nel comune capoluogo, ha ospitato la cerimonia organizzata dalla prefettura per commemorare le forze armate. Oggi 4 novembre anche nella città di Salerno si è celebrata questa mattina la giornata dei caduti di guerra dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, nonché il centenario della traslazione e tumulazione della salma del Milite Ignoto. Una cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con il 19° Reggimento Cavalleggeri Guide, molto contenuta, il caso di dire in sordina, perché diversamente dagli anni passati la partecipazione è stata molto ridotta. L'evento commemorativo si è svolto inizialmente in Piazza Mendola, la presenza solo di una ventina di persone, con in prima linea il prefetto di Salerno Francesco Russo, affiancato dal presidente della provincia Michele Strianese, dal vice sindaco di Salerno Pachi Memoli, dal questore di Salerno Maurizio Ficarra, dai comandanti di tutte le forze dell'ordine. Tutti schierati in piazza Mendola dove, dopo l'alzabandiera solenne sulle note dell'inno d'Italia, si è reso necessario per la pioggia spostare la cerimonia nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, dove il prefetto di Salerno ha dato lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa e della preghiera per la patria, rimarcando l'importanza della data di oggi, del 4 novembre, delle Forze Armate per quello che svolgono nel nostro territorio, nel soccorso urgente, nella protezione civile, nonché al centenario della traslazione e tumulazione del Milite Ignoto. Una cerimonia sobria dove anche questa mattina, proprio nelle stanze di Palazzo di Città, non è passata inosservata l'assenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, di assessori, consiglieri e politici che in passato non facevano invece mancare la loro presenza. L'occasione per noi giornalisti di accedere a Palazzo Guerra e contestualmente di chiedere al prefetto con un commento sull'attuale momento che si sta vivendo sul fronte della sicurezza in città a Salerno. Non la pioggia non ci ha aiutato, però la partecipazione ci sta. Certo, quando c'è la corona dei cittadini c'è qualcosa di più forte, di più bello. Però comunque è molto sentita questa giornata, anche perché al di là di quello che è il render viva un momento drammatico della nostra storia, ma comunque un momento anche in cui si è completata l'Unità Nazionale, viene rafforzata dall'attività quotidiana di tutte le forze armate, in tutte le sue articolazioni, quindi dai soldati, avieri, marinai, carabinieri, finanzieri, che svolgono un'opera preziosa quotidianamente per la salvaguardia del benessere dei cittadini. Una festa che quest'anno viene accompagnata anche dal centenario del Milite Ignoto. Certo, ci sarà un ricordo particolare anche per il Milite Ignoto, perché è qualcosa che unisce molto e tutti i valori legati all'unità. Noi abbiamo il dovere, abbiamo anche il sentimento di averli sempre presenti e di ricordarli costantemente, perché l'unità è sempre un valore assoluto. Non posso trascurare di farle una domanda. Per noi giornalisti oggi c'è stato l'ingresso a Palazzo di Città senza alcuna restrizione. In questi giorni si parla di sicurezza al di là dell'inchiesta giudiziaria. Grande assente anche oggi il sindaco di Salerno. Si guarda adesso alle luci d'artista. Cosa sarà la città sotto il profilo della sicurezza? Guardi, noi abbiamo i nostri compiti. Vigiliamo chiaramente sulla sicurezza, che mi pare sia semplice, sia grande attenzione. Vigiliamo e interveniamo di fronte a quelle che sono le commissioni dei reati, e mi pare che anche l'operazione di stamattina della DIA confermi un'altissima attenzione e anche capacità di intervento da parte delle forze di polizia. Per tutto quanto quello che riguarda iniziative, ok, noi aspettiamo quelli che sono i progetti, poi insieme li valuteremo per conciliare chiaramente gli aspetti sanitari e gli aspetti di prevenzione con questo desiderio di riapertura della città. Chiaro, bisogna essere estremamente attenti, fare le cose fatte molto per bene, ma io sono sicuro che quello che è stato previsto sarà adeguato al momento particolare che viviamo. E faceva riferimento anche il prefetto all'inchiesta coordinata dalla Direzione Investigativa Antimafia, che ha portato oggi all'arresto di 5 persone, nei guai anche un avvocato che faceva da intermediazione per esponenti del clan D'Agostino e Viviani, dediti all'usura nel comune capoluogo, con tassi che andavano dal 300 al 500%.
È scattata a marzo del 2018 sulla denuncia di un sottufficiale dell'esercito presso il reparto guide di Salerno, l'indagine che ha portato oggi la direzione investigativa antimafia di Salerno, diretta da Vincenzo Ferrara, ad eseguire nel comune capoluogo 5 ordinanze di custodia cautelare, 3 in carcere e 2 domiciliari, nei confronti di esponenti dei clan D'Agostino e Viviani, operanti nel territorio del comune di Salerno ed in particolare nella frazione di Oiara. Nei confronti anche di un avvocato del Foro di Salerno di 48 anni scattano le misure dei domiciliari. I destinatari della misura cautelare sono ritenuti responsabili dei reati di violenza privata, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, in alcuni casi aggravati dal metodo mafioso. In pratica concedevano prestiti di denaro mediante l'applicazione di tassi di interessi di natura usuraia nei confronti di persone in stato di bisogno. L'inchiesta ha evidenziato una variegata categoria di gente che si rivolgeva ai clan per avere soldi, piccoli imprenditori, operai, commercianti, ma anche professionisti e lo stesso sergente dell'esercito, da quale poi è partita la denuncia perché era minacciato sia lui che la famiglia. All'avvocato invece coinvolto nell'inchiesta è riconosciuto un contributo di intermediazione negli affari loschi di un noto pregiudicato coinvolto ed arrestato oggi. L'accusa nei confronti della toga è minaccia aggravata dal metodo mafioso. L'avvocato ha partecipato e accompagnato un usuraio per ottenere da un parente della vittima quanto preteso dopo il prestito. In un altro episodio lo stesso avvocato ha venduto l'auto che una delle vittime è stata costretta a cedere agli strozzini non riuscendo ad onorare il debito. Il gruppo applicava tassi in alcuni casi oscillanti tra il 300 e il 500% annuo. Tra gli episodi degni di nota dell'inchiesta coordinata dalla Direzione Investigativa Antimafia, anche quello nel quale uno degli usurai ha seguito fino ad un ospedale in provincia di Frosinone una delle vittime. L'uomo si era recato a trovare un congiunto in vid di vita, gli strozzini non hanno avuto pena e anche in quell'occasione lo hanno minacciato per costringerlo a versare i soldi. Continuiamo con la cronaca per parlarvi dei dettagli di un'altra operazione che riguarda il territorio di Scafati, dove la Guardia di Finanza, fermando ad un controllo un 43enne, lo ha trovato in possesso di cocaina ma anche di armi. Cocaina ed armi e quanto nell'ambito di un servizio di contrasto al traffico di stupefacenti la Guardia di Finanza della Compagnia di Scafati ha trovato fermando un uomo alla guida di un'auto di passaggio. All'esito del controllo le Fiamme Gialle hanno trovato all'interno del veicolo alcune dosi di cocaina, ma ciò li ha convinti ad approfondire e ad andare presso l'abitazione dell'individuo rinvenendo un ulteriore quantitativo di droga. Il totale complessivo dello stupefacente sequestrato è di oltre 140 grammi, un paio di bilancini ma anche 3.000 euro in contanti che la Guardia di Finanza considera provento dell'attività di spaccio. Ma nel corso della perquisizione le Fiamme Gialle hanno anche individuato e sottoposto a sequestro 2 telefoni cellulari, una pistola Beretta 81 calibro 7,65 e una Titan calibro 25 con tanto di cartucce. Le armi erano detenute illegalmente. Legalmente avevano la matricola Brasa. Al termine della inchiesta su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, il 32enne è stato tratto in arresto con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine. Parliamo ora di Covid. Sono positivi i risultati emersi dal monitoraggio attraverso i tamponi salivari nelle scuole. L'ASL oggi ha comunicato che al momento sono tutti negativi i bambini, ma c'è comunque un allarme che riguarda il mondo della scuola, come testimoniato dai 2 focolai di Centola ed Amalfi, ed ora l'azienda sanitaria punta ad effettuare il prima possibile la terza dose proprio al personale scolastico. Il monitoraggio nelle scuole con i tamponi salivari agli alunni sotto i 12 anni sta dando ottime risposte, nel senso che il campione esaminato non ha fatto emergere casi di positività, ma allo stesso tempo i cluster che si stanno rilevando in provincia, nel Cilento, così come in Costiera Amalfitana, dove proprio oggi dopo 7 mesi Covid free si registra anche un caso a Cetara, si stanno sviluppando in ambito scolastico. A dirlo questa mattina è il dottore Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile Covid dell'ASL di Salerno.
Governo che, parlando dell'andamento della campagna vaccinale e delle terze dosi di rinforzo, non ha mancato di sottolineare allo stesso tempo un certo rallentamento nell'adesione ai vaccini. Una dose di richiamo o booster di vaccini a mRNA, Pfizer o Moderna, e da ieri anche il via libera dell'AIFA che prevede il richiamo dopo 6 mesi dalla prima vaccinazione con una dose eterologa per chi ha fatto Johnson & Johnson. Il monitoraggio nelle scuole ci sta dando delle buone notizie, nel senso che tutti i tamponi salivari effettuati fino adesso sono risultati negativi, per cui i bambini al di sotto dei 12 anni che non avevano potuto effettuare la vaccinazione, in questo momento ci stanno dicendo che circola meno il virus tra di loro. Però dobbiamo anche tenere presente che in questo momento i cluster che si sono evidenziati in provincia, a partire da Centro o della zona che sono le due località più interessate, la parte sud, Centro e la costiera, sono dei cluster sviluppati in ambito scolastico. Noi nell'ultima settimana nel mondo scolastico, tra professori, addetti alla scuola e qualche ragazzo, siamo a circa 150 positivi accertati con i tamponi molecolari classici. E proprio per questa situazione è importantissimo che il personale scolastico rinforzi la protezione immunitaria. E siamo pronti a partire con la terza dose al personale scolastico. Ovviamente dobbiamo aspettare che siano trascorsi 6 mesi dall'ultima inoculazione. Diciamo che, visto che sono state fatte nel mese di maggio le seconde dosi al personale scolastico e forze dell'ordine, che l'hanno fatto principalmente con AstraZeneca, da metà novembre partiremo anche in pieno col personale scolastico. Poi lo verranno direttamente ai nostri centri, organizzeremo delle sedute dedicate e troveremo un modo per cercare prima possibile di aumentare la copertura vaccinale in queste categorie. Perché quello che ci dicono i dati di questi giorni è che noi abbiamo un buon contenimento della diffusione, però abbiamo cluster specifici nelle situazioni di comunità, a partire dalle scuole. Perciò dobbiamo innalzare la protezione nelle scuole, vaccinando per le terze dosi il personale scolastico e sottolineando che le misure di precauzione, in particolare negli ambienti come quelli scolastici, per cui mascherine, distanziamento, lavaggio delle mani, attenzione, devono essere rispettate in modo ossessivo. Dottore, l'appello che viene lanciato alle persone è di presentarsi volontariamente quando ci sono i presupposti per la terza dose, ma ad oggi c'è una risposta al 100% della terza dose delle persone che già sono vaccinate a monte? Ad oggi c'è un certo rallentamento su questa frequentazione. Noi abbiamo vaccinato circa 17.000 persone con terze dosi. Se consideriamo che abbiamo vaccinato più di 1.600.000 dosi totali, non c'è una grandissima adesione. In parte questo è dovuto anche alla situazione, al raddoppio di vaccinazioni che si fanno in questo periodo, perché si stanno facendo le vaccinazioni anche anti-influenzale. Ha una certa sensazione di tranquillità che era partita, ma non dobbiamo averla, perché i paesi intorno a noi ci dimostrano che il virus è ben presente e circola, per cui è importantissimo che tutti, raggiunto i 6 mesi dall'ultima inoculazione, si rechino, anche senza convocazione, oppure se invitati, perché stiamo facendo fare anche delle telefonate per invito, presso i centri vaccinali, sono sempre aperti. Ed allora, tornati in studio, andiamo in Costiera Amalfitana, che diventa il terzo territorio a sperimentare un progetto di monitoraggio della qualità dell'aria. I dettagli nel prossimo servizio. Dopo Milano e Taranto, la Costiera Amalfitana diventa il terzo progetto in Italia ad ospitare l'innovazione di Planet Watch, una giovane start-up francese spin-off del CERN di Ginevra, specializzata in monitoraggio ambientale. Il progetto si svilupperà in 2 fasi. Una prima, già in attività, prevede l'installazione di una rete integrata di 7 sensori che permettono un monitoraggio capillare della qualità dell'aria in costiera. I dispositivi AirQuino sono stati collocati in 7 comuni, Vietri sul Mare, Maiori, Minori, Ravello, Amalfi, Praiano e Positano, all'esterno di specifiche istituzioni come la Proloco di Vietri sul Mare, l'Hotel Caruso, la Pasticceria di Salderiso, l'Infopoint di Praiano. La raccolta dei dati in tempo reale, che deriva dal monitoraggio costante dell'aria, permette così agli enti e all'Associazione Distretto Turistico Costa d'Amalfi di fare delle scelte consapevoli sulle politiche da attuare in tema di salute pubblica.
La seconda parte riguarderà invece l'installazione di una rete di sensori indoor nelle strutture ricettive sia pubbliche che private. Questo monitoraggio permetterà di rendere possibili soluzioni specifiche di purificazione dove necessario, offrendo a residenti e turisti un'esperienza sana, virtuale, interattiva e completamente accessibile. Il nuovo viaggiatore è sempre più attento a tanti aspetti che riguardano il luogo che visita e uno di questi è la qualità dell'aria che respira, ha dichiarato Andrea Ferraioli, presidente dell'Associazione Distretto Turistico Costa d'Amalfi. La partnership con Planet Watch ha concluso ci permetterà di offrire una garanzia in più a chi sceglie la Costa d'Amalfi come meta delle sue vacanze e ci consentirà di avere un riferimento scientifico anche per il benessere dei cittadini residenti. Adesso la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale Freaks Out di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto. Tre gli spettacoli alle 16.30, alle 19.15 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 2204 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Ci sono le previsioni del tempo prima di dare spazio alla parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. In collaborazione con... Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare, ha già montato il box dodge. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia! Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te, su misura. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ci ritroviamo con l'informazione sportiva del nostro TG. Tanti tifosi al seguito, parliamo di Salernitana, pochi elementi a disposizione. La trasferta della Salernitana in casa della Lazio viaggia su una sorta di doppio binario. La tifoseria si prepara all'esodo, mentre mister Colantuono studia le scelte di formazione. La carica di 5.000 e forse anche più tifosi per provare a sopperire anche all'emergenza formazione. Esauriti i tagliandi del settore ospiti, i tifosi granata potranno acquistare anche quelli del settore curva sud e per le prossime tre gare interne con Samp, Juve ed Inter. Ecco anche i mini abbonamenti che potrebbero e dovrebbero, regolamenti e trust alla mano, rappresentare le ultime sfide sotto l'attuale società. La spinta dei tifosi non mancherà alla Salernitana all'Olimpico e nemmeno nelle prossime gare interne, ma di sicuro a Stefano Colantuono mancano gli uomini. In dubbio Gondo si è rivisto in gruppo l'Assana Koulibaly, fermo da un mese ma richiamato in servizio per mancanza di alternative a causa della squalifica di Castanos. Per il maliano erano stati indicati in 3 settimane i tempi di recupero e dunque sotto questo aspetto non si dovrebbe correre il rischio di forzare, ma al tempo stesso si tratta di un calciatore che non gioca e non si allena da un po' e che ha una struttura fisica imponente. Colantuono, prima della sfida con il Napoli, aveva lasciato intendere che lo avrebbe aspettato per la gara con la Sampdoria. Ora le cose sono un po' cambiate, la Sana viaggia verso la convocazione per la sfida di domenica contro la Lazio di Lotito. Il modulo dipenderà dalla presenza o meno in campo dall'inizio di Ribéry, ma l'idea di partenza è quella di avvalersi ancora delle prestazioni e del carisma del capitano. Pertanto potrebbe esserci la conferma del 4-3-1-2 con Bonazzoli e Djuric in avanti e l'inserimento di Obi in mediana al posto dello squalificato Castanos.
Sono diversi i calciatori di Lazio e Salernitana che hanno vestito le due maglie, che domenica saranno sulle opposte sponde. In 10 anni però sono stati tantissimi gli incroci tra le due società. Ci sono Stracoscia, Luis Felipe, Akpak Pro, Andre Anderson e Lombardi da una parte, c'è Gondo dall'altra. Sono questi gli ex in senso stretto della gara di domenica. Tutti hanno vestito l'una e l'altra maglia, anche se Gondo è stato solo di passaggio a Formello senza mai aver giocato con la squadra della capitale. In generale però il decennio che ha visto lo Tito e Mezzarome vertici della Salernitana è stato caratterizzato da un passaggio continuo di calciatori e allenatori dall'una all'altra società. Perrone, Bollini, Menichini, Bonatti sono stati i protagonisti sulle panchine della Salernitana e della Lazio, anche se per quanto riguarda il club biancoceleste si fa riferimento al settore giovanile. Tantissimi calciatori transitati per Salerno e poi tornati alla Lazio, dove non sempre sono stati i protagonisti. Cicerelli e Casasola, per fare degli esempi, ora giocano a Frosinone, Chini invece al Venezia, e l'elenco sarebbe lunghissimo. Ci sono stati passaggi dalla Salernitana alla Lazio finalizzati a permettere al club granata di fare cassa attraverso ricche plusvalenze. Sprocati, Casasola, Akpak Pro ne sono degli esempi. Cicerelli fu acquistato dalla Lazio mentre era già in forza alla Salernitana, ma nel suo caso fu manovra tesa ad evitare il rischio di perderlo a zero. Ci sono stati flop assoluti come l'attaccante Tuncarao, il centrocampista di Gennaro, e situazioni in cui i calciatori mandati a Salerno non erano pronti, come Luis Felipe Stracoscia ad esempio. Insomma, dopo anni di passaggi e cambi di casacca, dalla scorsa estate la giostra si è fermata per volere della FGC, che però nulla ha potuto obiettare quando Gondo, dopo aver rescisso con Lotito, si è accordato con Marchetti e Fabiani. E chissà, qualora ci fosse finalmente la gognata cessione della Salernitana, qualche ex potrebbe ritornare d'attualità. Lombardi ha già lanciato segnali, altri restano in attesa. Domenica si va in campo, ma Lazio-Salernitana potrebbe andare ai tempi supplementari. Ora il volley, sabato gara interna molto importante per la due Principati Baronissi. La squadra allenata da Ivan Castillo andrà a caccia del quarto successo di fila contro Reggio Calabria. Ilenia, per ora insomma il campionato di Baronissi della P2P sta andando a gonfie vele. C'è un'altra partita adesso all'orizzonte in casa con Reggio Calabria. Chiaramente da voi ci si aspetta sempre il risultato pieno. Siamo qui per questo, quindi ci auguriamo anche sabato di portare a casa quanti più punti possibili, come abbiamo fatto finora, e speriamo di poterlo fare. Ovviamente il lavoro è la risposta a quello che ci spetta sabato, come tutti i sabato, tutte le fine settimana. Che gruppo si è formato in questi primi mesi, in queste prime settimane di campionato? La squadra è molto giovane, io che ho 26 anni sono una delle più grandi, che è tutto dire. È un gruppo bello spiritoso, però che ha allo stesso tempo voglia di lavorare e sa sottostare alla fatica, quindi è un buon gruppo su cui lavorare e crescere. Ci sono le premesse per una stagione insomma ricca di soddisfazioni a tuo avviso? Sì. Sicuramente la squadra ha tutte le capacità per poter crescere e far bene in questo campionato. Le altezze ci sono, un po' di esperienza c'è, il talento pure in alcune di noi sicuramente. Con la società e con l'allenatore che rapporto si è instaurato? Io sono una delle confermate dell'anno scorso e ho deciso di rimanere e di sposare anche quest'anno il loro progetto, perché da parte della società c'è sicuramente tanta serietà e tanta professionalità, e che non è assolutamente scontato in queste categorie. E invece con il coach c'è sicuramente un rapporto di stima, perché comunque Ivan è un allenatore, non è di questa categoria, quindi sicuramente premette crescita il lavoro con lui. Ed ora un appuntamento sabato alle 18 presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo della Provincia. Sabato 13 novembre a Salerno sarà presentato il libro Io Aristoteles, il negro svizzero, l'autobiografia di Urs Althaus, noto al grande pubblico come l'Aristotele del film L'allenatore nel pallone. L'ingresso è consentito previa presentazione del Green Pass e fino ad esaurimento dei posti. È tutto, era l'ultima notizia di questo appuntamento con la nostra informazione. Grazie per averci seguito, arrivederci.
rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.